Ciao a tutti, ecco un altro video di unboxing e sempre per un BTS della Mattel. Questa volta si tratta di Suga, che ho trovato a un prezzo veramente basso e siccome mi serve per un progetto che metto di fare su Instagram, ne ho approfittato e l'ho preso. Per tutta la parte dell'unboxing che riguarda la scatola, potete andare sotto nell'info box e guardare quello che ho fatto per Jin. Tanto la scatola era identica, così accorciamo i tempi. E anche per Suga, come per Jin, i vestiti sono molto duri, sembrano quasi fatti di carta. E la camicia è unita, è cucita alla giacca, si apre sul davanti. E manca la parte posteriore, come per Jin con la maglietta. E in parte addirittura la giacca è unita col filo da cucito ai pantaloni. Infatti toglierli dopo sarà un po' complicato. Come per Jin, la parte migliore sono le scarpe, che sono fatte veramente bene. Devo dire, sono bellissime. Le mani sono sempre belle come quelle di Jin. E il viso, allora, tra tutti i bambolotti BTS della Mattel, il viso che mi piace di più è quello di Jin. Però devo dire che anche questo di Suga non è male. E i capelli hanno sempre lo stesso difetto, sono appiccicosi, appiccicati. E stavolta li laverò con un metodo diverso da quello dell'altra volta. È un metodo che mi ha indicato una ragazza su un gruppo di bambole. E cioè utilizzerò il detersivo per piatti, l'altra volta invece ho usato lo shampoo. Proviamo a lavarli, vediamo cosa succede. Ed ecco i capelli lavati con il metodo del sapone per piatti e balsamo corposo. E adesso sono stati anche asciugati all'aria e devo dire che sono venuti bene, sono morbidi, lisci, lucidi e quelli di Suga hanno una doppia colorazione, castano marrone scuro e castano molto chiaro. E sono belli e rispetto a quelli di Jin, eccolo anche a lui li ho rilavati con lo stesso metodo, sono tagliati in modo leggermente diverso, sono più lunghi soprattutto qua davanti mentre Jin li ha più corti. E questi sono loro due con i visi messi a confronto, se magari può essere utile a qualcuno che ha intenzione di prenderli. Ok, anche i capelli sono stati sistemati. Passiamo ai vestiti. Per Jin avevo preso questa maglietta che doveva essere di una Momoko, ma era bella larga. Invece a lui vedo che gli sta bene. Non ho potuto fare il bordo inferiore, altrimenti veniva troppo corta, però ne rifarò altre con queste stesse misure. E poi ho fatto un paio di pantaloni che devo dire sono venuti veramente bene, sono fatti apposta per lui, non da me, perché non sono bravissima comunque a cucire. E per farli mi sono basata sui pantaloni che aveva. Li ho aperti, scuciti, e poi ho fatto il cartamodello e li ho ricuciti. Eccoli, li ho ricuciti, cercando di cucire al meglio possibile anche la chiusura, lo strap. E ho ricucito anche la giacca dopo aver tolto la parte avanti della maglietta. E in questo modo la giacca diventa indipendente dalla maglietta, quel pezzo di maglietta in realtà era solo la metà avanti. E ho un vestito che è rimasto indipendente, penso farò la stessa cosa con gli abiti di Suga. E della maglietta, della metà davanti, penso recupererò il cappuccio e ci farò altre magliette. Mi sembra di aver detto tutto e spero il video appunto vi sia stato utile per se dovesse decidere di prenderli. E grazie di avermi seguito come sempre e alla prossima. Ciao!